A Pane e Pomodoro, spiaggia ripetutamente finita al centro di polemiche a causa di episodi di furti, la situazione a ridosso di Ferragosto appare sotto controllo, con bagnanti italiani e stranieri consapevoli di dover salvaguardare il proprio kit da mare, portafogli ed effetti personali, lasciandoli in custodia presso armadietti o vicini di ombrellone. Insomma, la situazione a questo problema è la sana e vecchia regola di tenere tutto sott'occhio. Quali sono le precauzioni per viversi bene una giornata al mare? Le precauzioni, stare sempre attenti, avere sempre l'occhio alle cose care. E siccome noi siamo in cinque, facciamo la spola e quindi abbiamo sempre tutto sott'occhio. Andiamo in acqua uno alla volta, uno dei due rimane a custodire la borsa e gli effetti personali. Sempre si deve stare attenti, comunque si lascia qualcuno vicino e si va tranquilli. Però comunque c'è anche la polizia che gira tanto, sicché non è proprio lasciato così. C'è qualcuno che controlla? Controlliamo anche quando vengono i turisti, gli diamo una mano a lasciare le borse, non fidarsi insomma, di altre persone. Sì, si sta bene, sembra guardare la roba. Sempre così facciamo a turni. Sempre uno all'ombrellone, facciamo la spola, uno si resta, l'altro va a fare il bagno.